Signori, buongiorno. Oggi, come vedete, sono in giro da solo. Sarà una giornata un po' anomala. Stanotte ci sono state delle difficoltà di ricarica carrozzina. Il nostro fratello ci sta aspettando, ciao! Benvenuti! Stiamo andando nel paese dove è morta Anita Garibaldi, perciò vi daremo anche un pezzo di cultura oggi. Ed è morta perché ha fatto sta strada, dice il nostro Paolo, ma speriamo di no, eh. Questi sono i due discari che stanno giocando con il Tamagotchi dell'insulina. Vediamo che cappellate fanno sto giro, eh. Allora devi pigliarci. Piglia questo, piglia quell'altro. Io pensavo di partire presto, ma lui vede il mercato e ci si butta dentro a capofitto. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Buongiorno a tutti. Allora, come vedete, questo qui è il canale. Siamo ormai in prossimità del mare. Questa è la torre di Cervia. Stiamo aspettando Paolo, che l'ho lasciato parcheggiato a un po' di strada da qui, perché sono andato a cercare una struttura che potesse accogliere le persone disabili. L'amarezza che con 1000 telefonate sono stato rimbalzato 1000 volte, finché ho iniziato a incazzarmi duro e sono andato a un centro informazioni manifestando appunto il mio disappunto su questa cosa scandalosa, che appena parli di disabilità ti rimbalza. Signorina, mi scusi, ma da che parte è il mare? Là. Grazie, salve. Allora ragazzi, non sembra vero, ma siamo arrivati al mare. Oggi era una delle due promesse che avevo fatto al buon Paolo. Una era quella che l'avrei portato al mare, nonostante ci fossero veramente tanti tanti chilometri. E la seconda era quella che stavo per cannare, era quella di trovargli una struttura con un bagno adatto per farsi finalmente una doccia dignitosa, perché l'accoglienza delle persone oppure delle parrocchie è una cosa bellissima, che però, capite, non ha strutture adatte ai disabili. Ecco che allora oggi, sapete, in una città come Cervia mi immaginavo che sarebbe stato facile, e invece non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta. Adesso si sta facendo una lunga doccia e stasera lo porto al mare. Questa è una vittoria. Ciao!
sbagliato. Questo, ma non è un caso, signori, non è un caso. C'è qualcosa, un disegno che non... Volete comprarvelo voi questo qua dietro? Sentite cosa... Ah, mi sa tanto che la mia avventura finisce presto qua, mi sta avvelenando con l'acqua, mi sta avvelenando. Arriveranno altri camminatori che passeranno la giornata con noi. A rotellare verso sud. Voglio vedere dopo 20 km sotto al sole se poi cantano ancora. Adesso andrò a cercare. Guardate che paradiso, guardate che posto sconfinato dove ho portato il nostro... Certo che ci vivono qua. Non è mica vero. È un posto bellissimo, bucolico, meraviglioso. E bucolico. Non si dice bucolico. È solo buco, non bucolico.